L'Ariatto, destinazione Puro Resu, 77esimo episodio. Siamo qua per parlare di ciò che abbiamo visto questa settimana in termini di Puro Resu e di Joshi. Ovviamente non potremo coprire in realtà tutto quello che abbiamo visto in una sola puntata. Difatti non parleremo di qualcosa che in realtà voi state aspettando, ma parleremo di qualcos'altro che voi sempre state aspettando. Quindi mi presento, io sono Stefano, una delle voci dell'Ariatto, ideatore di questo programma. Sono pronto a tenervi compagnia anche in quest'ora, ora e un quarto, che passeremo insieme. Al mio fianco, come sempre, presente Miki. Ciao Miki, benvenuto. Ciao, grazie mille. Sotto di noi invece il podcaster, video producer, ora anche showrunner di un evento di wrestling. Non so più come dire tutto il poliedrico mondo di Enea Boscolo, ma ecco qua, ve lo presento. Ciao Enea, benvenuto. Ciao. Sì, succede anche questo. Anche questo, avere tante cose. Tra l'altro, prima, in realtà, prima di entrare in questa live, era mezzo addormentato. Eri la bella addormentata nel Boscolo, esatto. E adesso ti sei svegliato per fare questo programma. Bene. Allora, amici, parleremo di alcune cose interessantissime. Intanto ringraziamo Violent Gentleman per essersi abbonato. Grazie mille, 14 mesi consecutivi. Ci sono delle bellissime persone che stanno continuando a darci il loro contributo. Fatelo anche voi. È il momento giusto per abbonarvi, veramente. Ci serve il vostro aiuto per poter completare quello che è il nostro progetto nel modo migliore possibile, quindi aiutateci anche con i vostri abbonamenti. Bene, allora partiamo come sempre dal parlare di una federazione libera, indipendente da qualsiasi vincolo e facilmente fruibile attraverso YouTube, che fa molti show alla settimana, abbastanza corti e piuttosto divertenti. Quindi parliamo di Gato Move con un bel recappino del weekend. Vai Miki, tu che hai visto tutto e anche di più. No, allora, hanno fatto due eventi, uno sabato e uno domenica. Sono andati abbastanza tranquilli, anche perché hanno fatto la settimana scorsa quella storia della Golden Week, che hanno fatto tipo 4 o 5 eventi, quindi ci sta che abbiano rallentato un attimo. E allora, il primo show è evitabile, nel senso che hanno tutti i match di coppia nella media, niente che di esaltante. Il secondo invece hanno fatto qualcosa di un po' più carino. C'erano due match in singolo, uno di coppia. In uno c'era Mei Suruga contro Tokiko Kiriara e Tokiko sta facendo molto bene, sta provando a cambiare un pochettino stile. Lei è normalmente molto sul comedy perché è in coppia con Antonio Onda nella maggior parte dei casi, quindi anche un po' l'età, che abbiamo visto anche la settimana scorsa, ha 47 anni, quindi è ovvio che non ne può fare cose tecniche e particolari, quindi è giusto guarda anche un po' sul comedy. In questo caso ha fatto bene, ha vinto Mei Suruga perché è ormai tipo l'ace della federazione in qualche modo. E l'altro match invece è Bagnanacchi contro Sawan Stekame, è un match carino e anzi per come l'hanno fatto mi piacerebbe rivedere anche un rematch titolato in qualche modo. E Sabato dei Kamen poi lo vedremo anche nello show organizzato da Enea, perché in realtà lui è conosciuto anche come Gabai Chichan, quindi è una delle tante vesti che ha, perché ogni tanto sì però non aspettatevi la stessa persona in realtà, no però vabbè, è uno dei tanti personaggi che interpreta. E quindi sì, il secondo evento potete recuperarlo, che sono tre match, un'oretta di show, quindi molto molto tranquillo. E hanno annunciato il 26, non ci sono notizie. Ecco le notizie, ce n'è una importante sulla Gato Move per i 4 anni di Mei Suruga. Di Mei Suruga. Vai, Miki. Hanno annunciato lo show, per il momento hanno annunciato 5 match, mi sembra. Il main event è in cambio anche di bannerino. Il main event vede Mei Suruga contro Suzume, che penso sia il debutto in Gato Move, e come personaggio potrebbe essere molto interessante vedere come gioca lì dentro, perché comunque è una molto agile e valida. Quindi noi siamo Mark di Suzume, quindi sì, lei dovrebbe vincere tipo tutto da almeno un anno, a un certo punto riuscirà a vincere qualcosa. E ne è esattamente quella Suzume, quella della Tokyo Joshi, eh? Sì, lo so. Quindi farà un... ci sia molta gente che si chiama Suzume. Che ne sai tu?
sei mai stato in Giappone a chiedere alle persone come ti chiami? Magari sono tantissime quelle che si chiamano Suzume, vedi? Ora che ci metto Suzume. Vedi? Zume. Sì, ma che smesso non è che sa tutto, non è che va in Giappone a chiedere a tutte le persone come ti chiami. No, a livello di wrestler però c'è solo lei. Chissà, adesso tiri fuori delle cose. Ha preso l'esclusiva sul nome. Sì, sì, esatto. Sì, sì. Esclusiva storica. Sì, in realtà penso sia Meisuga, perché qualche mese fa era andata anche Shoko Nakajima, quindi probabilmente è lei che se le porta dietro ogni volta. Credo che faccia un po' parte degli accordi per avere ogni tanto Meisuga, sì, avere la possibilità di mandare anche qualcuno in Gato Move. Penso che faccia parte un po' del piano generale degli accordi. Vabbè, poi è giusto anche per la Tokyo Joshi che ogni tanto qualcuno vada fuori, perché sennò c'è già quella che si apre meno, sembra che il resto non esista molte volte, quindi ogni tanto è giusto anche lasciare andare qualcuno. Grazie. Cosa molto importante, le notizie oggi non ci sono, anche se in realtà ce ne sarebbe una gigante, che però metteremo in una puntata speciale che uscirà sabato e che registriamo io e Miki, in cui parliamo di una cosa a parte. E ci sarà la notizia importante, che sono le partecipanti al Five Star. Sì. Quindi avete già capito di cosa non parliamo oggi? Esatto, esatto. Ok, che c'è un sacco di roba, quindi non ci stavamo dentro se no oggi, quindi certo, certo. Ragguffiamo per la prossima volta. Qualche altra cosa sulla Gato Move? No, beh, alla fine erano due show molto tranquilli, quindi sono stati calmi. Perfetto. Se avete perfetto. Tempo, recuperate il secondo, quello di domenica, se no niente, aspettate la settimana, cioè in realtà il prossimo weekend. Poi noi, amanti di Ritorno al Futuro, torniamo indietro di quasi un mese ormai e andiamo a parlare di uno show della DDT, dei tre match titolati a Mega Max Bump 2022, che io non ho visto, che però invece hanno visto sia Miki che Enea, e quindi potranno parlare un po' di... Non so se Enea tu hai recuperato almeno i match titolati. In realtà, ho skippato il tag match in realtà. Ok, allora partiamo da quello. Partiamo io da quello. Ho visto tutto. Miki. Anche il pre-show, quindi posso. Wow. E allora il tag match vedeva i Calamari Tanking Kings difendere contro Burning, quindi Jun Akiyama e Yosuke Okada, che è Okada quello che sì, tipo, passa sempre molto in sordina, cioè ogni tanto fa delle prestazioni molto valide, ne ricordo una di qualche settimana fa contro Shulma che mi era piaciuto molto, la maggior parte delle volte poi tipo nell'opener fare poco. E tra l'altro lui ha firmato con la DDT, quindi è sempre solo in DDT lui, poverino. Sì, appunto, ma aspettavo di vederlo magari un po' di più, adesso non so se voglio puntarci. Lo si può ampliare a tantissimi in DDT. Sì. Vabbè. Beh, il match è stato carino, poteva andare meglio, però secondo me non si sono trovati molto le due coppie, e quindi cioè è buono nella media, ma mi aspettavo qualcosina di più avendo da una parte Chris Brooks e dall'altra Jun Akiyama, però è stato nel mezzo tra i due match in singolo che sono stati molto validi entrambi, e quindi forse anche quello lì la percezione ha fatto sembrare un po' più basso a livello di resa, però vabbè. Ok. Poi cosa c'è stato? Un altro match titolato, qual è stato? Parliamo dei match titolati o parliamo un attimo di Canon? Che... Parliamo di Canon. Canon è acquisto. Sì, è arrivato da poco in DDT, lui arriva dalla Just About, ha fatto praticamente solo degli opener. In questo caso era addirittura nel pre-show, il primo match del pre-show. Quindi sì, no, lo show è stato carino, sì. E... ha fatto i 5 minuti di inizio show molto tranquilli e poi non lo vediamo più. In realtà hanno annunciato che ci sarebbe stato un nuovo ingresso, una X in Damnation, e è arrivato lui. Jungle Kion. Sì. È arrivato lui con i capelli tinti in un altro modo, quindi niente, abbiamo un nuovo membro di Damnation. Forse è stato un po' veloce come transizione, cioè nel senso... nel giro di qualche settimana è passato dall'essere quello dell'opener
subito dentro una stable, però ci può stare. Secondo me hanno velocizzato un po' col fatto che Minoru Fujita sia infortunato, quindi Damnation, che ha un intro, sono rimasti in due, e quindi hanno già avevano dovuto rendere vacante il titolo Trios, e quindi hanno probabilmente velocizzato un po' i tempi, hanno buttato dentro Canon, che poi vabbè, ci può stare. Proviamo a vederlo con con queste vesti, vediamo cosa può fare. Della prominence che arriva in DDT abbiamo qualcosa su Twitter, immagino, e basta. Sì, sai che ho perso dei pezzi qua e là. E... sì, ma non probabilmente so. Ace ci dirà di più. Sì, magari è una su Suzuki che fa cose. Come recentemente è già successo. Ho letto anche io qualcosa al volo, ma proprio così. Infatti, ma ancora sicuro fossi in DDT. Sono arrivato allo show. Ok. Ah, me ne sono perse. Ah, sono arrivato nella scarpa. Ok. E quindi, poi come sono andati gli altri match titolati? Allora, c'è Mao, che ha difeso contro Asuka Veni, e in quello che secondo me è il match della serata. Avevo delle aspettative molto alte, però in realtà sono riusciti a fare molto bene. E poi l'altro, beh, Endo, che ha battuto Yuki Ueno, quindi è rimasto anche lui campione. In pratica ha un sacco di match titolati, ma nessun cambio di titolo, però ci sta, è anche giusto così comunque. Sì, infatti alla fine sono campioni tutti da pochissimo, cioè, sì. Quindi ci sta. Mao Asuka a me è piaciuto, ma forse il minutaggio, ma mi è sembrato che potessero fare molto di più entrambi. Sì, in realtà si hanno fatto molto poco a livello di minuti, perché hanno fatto tipo 13 minuti, una roba del genere, quindi volendo si potevano fare un po' di più. Abbiamo fatto. Magari me li aspettavo un po' più cattivi, un po' più seri in tutto il match. Sì. Ma c'è stata anche una parte un po' hardcore, oppure... No, c'è stato striking, sì, una cosina. Sì, no, ma pensavo che ogni tanto Mao tira fuori delle cose e le usa, ho detto magari... Sì, fuori il suo robetto di plastica, come si chiama? Sì, sì, quelle vasche lì, quelle... Sì. Io lo usavo ai tempi dei bambini per mettere gli uomini di Dragon Ball là dentro. Sì, ma sono quelle che trovi all'IKEA tranquillamente. L'IKEA fa i soldi con la DDT, Esatto. Ma io l'ho consigliato ai tempi, lo consiglio di nuovo. Resta di tenere l'ascolto. Usatelo, perché è molto di impatto. Sì, che poi penso non faccia un cazzo, però è utile. È utile. Sì. Shulma ci mette dentro anche le paperelle quando tocca lui lottare, quindi... No, è sempre Mao. Le paperelle sono di Mao. Sì. No, Shulma c'hai Lego. Ma in giro senza scarpe, sì. Intanto trovi dei mattoni nei suoi Lego, però va bene. Sì, ma ci sta, c'è mattone per mattone, va bene. Sì. Proposte di Mao e Shulma, vi consiglio di recuperare lo Shokan Show. In realtà è l'episodio, Space and Encounter, che hanno fatto un paio di settimane fa. Ogni tanto loro fanno queste robe qua strane dove tipo vanno alla ricerca di cose. In questo caso hanno scoperto che c'era un tesoro nascosto in mezzo a una foresta, quindi sono andati alla ricerca del tesoro. E poi si sono menati con Chris Brooks e Drew Parker. È stato carino. Questa cosa è bellissima. Sicuramente, ora ve lo metto qua. Dopo, quando finiamo, me lo recupero. Anche perché c'è una morte in quello show, quindi bellissimo. Pesantissimi, show veramente oscuri. Sì, bene. Invece, io ogni volta inizio i match di Ueno dicendo basta, meno stufato, sempre nel main event, che rottura di scatole. Poi lo guardo e dico, cacchio, ma quanto cazzo è bravo Ueno. Quindi, sì, lui è sempre molto pulito nelle mosse. Cioè, in realtà, anche Endo, quindi questo match è stato pulitissimo. Sì. Però secondo me è durato un po' troppo. Invece è passato veloce, guarda, ti dico, è finito, è già finito. Sono passati 3 minuti, però scorreva, secondo me, quindi mi è piaciuto.
Molto bene, molto bene. In realtà la DDT sta facendo un torneo, che poi seguiremo con un attimo di calma, facendo un torneo per l'assegnazione dei titoli Six-Man Tag. Sì, sì, sì. Sostanzialmente chi deteneva i titoli, come abbiamo detto prima, Minoru Fujita era insieme a altri due della Damnation, si è infortunato e i titoli sono stati resi vacanti, il che ha comportato l'ideazione di questo torneo, il che ha comportato poi l'arrivo di Canon in stable dei Damnation. Quindi Canon. Sì, quindi io non ho ancora visto il primo turno, ma immagino che almeno il primo turno l'abbiano passato, se no cazzo serve Canon, poverete. Esatto, che se lo fai entrare per poi perdere subito, chiaramente. Anche se nella mia testa vorrebbero vincere gli Eruption, perché c'è dentro anche di quello con i capelli rossi, che non mi ricordo mai il nome. Il mio idolo. O Katani, che se lui deve vincere, è un altro che deve vincere tutto, quindi... Sì, 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 assolutamente sì. Lo recupererò in questi giorni. La finale dovrebbe essere il 22, se non... Daremo un'occhiata velocemente anche a quelli. Adesso c'è il problema del Best of the Super Juniors che ci porterà via un mare di tempo, però insomma in qualche modo troveremo il modo di vedere. Dovrebbero vincere i Pheromones sempre, sempre. Io ce l'avrò sempre con Enea per non averli portati loro nello show di Squash a Jobber, però ci sono un sacco di personaggi interessanti, quindi se siete interessati a vedere uno show dal vivo in Italia di wrestling con ospiti stranieri internazionali e dei giapponesi, beh, non dovete fare altro che andare sui social di Squash a Jobber e trovate tutti i link per acquistare i biglietti, troverete anche la Riatto. Saremo lì per insomma raccontare un po' il post, ma anche per goderci lo spettacolo ed eventualmente fare due chiacchiere con le persone che verranno lì, perché insomma noi siamo sempre disponibili per parlare, chiacchierare e passare un po' di tempo insieme a chi ama il wrestling. Quindi fatelo. Enea, ci sono ancora posti disponibili anche in prima fila? Abbiamo 8 posti disponibili in prima fila ancora, e poi diciamo che è molto difficile secondo me che arriviamo a coprire il completo delle altre file degli spalti, perché gli spalti sono davvero tanti, saranno 150 spalti, una roba così, e invece le altre file sono abbastanza, non dico illimitate, ma comunque finché non arriviamo a tipo 300 altre file vendute, che mi sembra difficilissimo, quindi non sentitevi prendete i biglietti e finite a vedere lo show in Culandia, no, assolutamente, quindi venite pure, forse, dai venite. Sì, dai, ci divertiamo tutti insieme l'ennesimo show di wrestling, quindi dai, bello. Bene, ora io direi che il momento è giunto per passare oltre a quello che è il ciccioso della giornata, cioè l'inizio, la prima giornata del Best of the Super Juniors. Noi siamo qui oggi, nella nostra versione live, dopo che è andato in onda anche il secondo giorno, ma non lo abbiamo visto, non dateci spoiler, lo vedremo verosimilmente da domani in poi. Io ho visto il main event. Ecco, noi non facciamo queste cose becere di entrare a un certo punto, noi aspettiamo che sia finito tutto e poi ce lo guardiamo con calma. Anche perché è arrivato Leo Manzo che stava vedendo tutto e ho visto come il main event mentre mangiavamo. Quindi... Va bene. Mi hanno costretto. Vedi queste costrizioni. Sì. Tutte persone che costringono Enea a fare cose che lui non vuole. Tra l'altro, esatto, c'era il debutto di Titan, quindi nel secondo giorno, ma non nel primo. Noi siamo onesti sempre e non abbiamo guardato, ve lo dico subito, i match che non fossero quelli del torneo. Io sono un'altra delle cose che non facciamo alla Riatto. No, allora, con tutto il bene, però io non ho il tempo di guardare proprio tutto adesso. Un tempo me lo concedevo, però non avevo neanche la necessità poi di andarne a parlare in trasmissione e cose del genere. Oggi no, non me lo concedo più, vado poi diretto. Comunque diventa pesante guardare anche tutti i match di coppia, che poi si ripetono molto, cioè, nei vari show, quindi...
No, allora, se sei là a vederlo dal vivo, ci mancherebbe altro. Però non voletemene, io vado al sodo e si parla, ovviamente, dei match del torneo. Allora, iniziamo dicendo che nei primi tre match su cinque, c'erano tre ospiti internazionali, perché c'erano Ace Austin, Alex Zane e il nostro Francesco Akira, che ovviamente hanno avuto... Clark Connors. Ah, è vero, c'era anche Clark Connors, è vero. Quindi quattro persone sui primi tre match. Per cui larghissimo spazio ai Gaijin. Quindi iniziamo pensando, vabbè, speriamo che facciano bene, perché i ritmi e tutto. Invece il primo match del torneo, Ace Austin contro Clark Connors, è venuto particolarmente bene. Sono molto contento, in primis per Clark Connors, che comunque è un lottatore che a Strong si sta veramente facendo il culo, sta cercando nel dojo di prendersi una posizione importante, e quando ha queste occasioni è bello che riesca a mettersi in mostra. Aveva di suo davanti Ace Austin, che è un lottatore, seppur giovane, molto pronto a portare avanti i match. E onestamente i due hanno fatto una cosa interessantissima, sia da un punto di vista del wrestling lottato, sia da un punto di vista della storia raccontata, che poi anche da un punto di vista atletico, che forse era la cosa che ci spaventava meno. Però sai, quando sei lì potrebbe anche succedere qualcosa di storto, diciamo. Quali sono le vostre impressioni, Miki? Come ti è sembrato questo match? A me è piaciuto. È stato carino come primo match del torneo, anche una scelta anche particolare, magari, perché magari cerchi di mettere qualcuno di più conosciuto al pubblico, invece hanno provato questa strada e non è venuto male. Tu invece, Nea, cosa dici? Secondo me è il match della serata. Semplice, efficace, molto lineare. Ace Austin fa delle cose magnifiche, secondo me finalmente può mostrarsi al 100% come atleta in questo torneo. Però secondo me è una cosa che ritorna anche molto in altri match, è molto molto passerella, e in realtà questo match meno, non è stato passerellissimo, hanno avuto dei scambi, delle interazioni fighe, però boh, non lo so, poteva andare di più secondo me, diciamo. Ok, io non penso potessero dare di più, perché comunque siamo veramente alle primissime fasi del torneo, e se giochi molte carte subito poi non hai più da dare dopo. Il primo giorno del torneo era anche abbastanza forte. Ora, ovviamente, devono presentare tutti, devono cercare un po' di far abituare il pubblico, eccetera. Però, cioè, mi ricordo il primo Best of Super Junior che fece Marty's Curl, che era una giornata molto forte. Poi, sì, qua anche il discorso che nella prima giornata hanno diviso sostanzialmente e hanno già portato fuori soltanto il primo slot. A volte nel Best of the Super Juniors facevano un po' uno showcase o misto o addirittura di tutti gli atleti in match in singolo. Questa volta hanno deciso proprio di partire con il blocco A, appunto, cioè tutto il blocco A. E il secondo match invece abbiamo avuto Yoshinobu Kanemaru, che ha perso contro Alex Zane. Allora, anche qua un po' uno showcase delle capacità di Alex Zane, che ha potuto far vedere al pubblico alcune delle sue caratteristiche principali. Kanemaru è riuscito a far fruttare questa cosa in ring, perché è stato in grado di mantenere questo ritmo buono che aveva imposto Alex Zane, e alla fine di tutto, nonostante non parliamo del match della serata, del big match, è venuto fuori esattamente quello che ci si può aspettare, raccontato anche nel tempo corretto, per vedere sviluppata bene la storia. Quindi io ho un giudizio positivo, seppur mantenendomi seduto e non schizzando sulla sedia urlando al miracolo. Tu, Miki, come hai visto questo match? Anche questo è venuto bene, e poteva essere un avversario difficile per Zane, perché comunque Kanemaru ha ormai uno stile, diciamo, particolare, e quindi poteva essere difficile come primo sfidante. Invece sono riusciti a lavorare abbastanza bene insieme, quindi è venuto un buon match.
buon minutaggio, molto in linea. E erano anche due stili molto che si sono trovati anche abbastanza, quindi mi è divertito. Ok, tu Enea cosa dici? Questo secondo me è stato il match più passarella di tutti, cioè Kanemaru ha fatto poco nulla, Zayn ha dimostrato che sa fare un sacco di cose interessanti e ci sta come match, però la mia attenzione è più su quello che farà dopo Alex Zayn per quanto mi riguarda. Cioè, hai paura o sei fiducioso? Molto fiducioso, molto fiducioso. Sono super curioso di vedere cosa farà ora come incontri. Beh sì, Kanemaru è, cioè, un riempitivo, è uno di quelli che magari vince un paio di match in qualche modo nel torneo per rompere un po' le balle a qualcuno, però beh, per equilibrare. Sì, ma è giusto così, cioè ormai la sua carriera l'ha fatta, quindi non è che non deve dimostrare niente, quindi va bene. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Terzo match invece della giornata e ultimo con gli ospiti internazionali ha visto contrapporsi Francesco Akira con Shaw. E non mi aspettavo una Akira così in forma. Anche qua è stato un po' un match showcase con diversi attacchi da parte di Akira molto ben congegnati e riusciti anche bene, ma con il difetto di base di avere un po' subodorato da subito che si volesse dare agli ospiti, comunque chi viene da fuori, chi deve essere un po' presentato, una vittoria. E quindi non ho mai avuto il dubbio che Shaw potesse vincere in tutto il match. Ho capito, anche se non ho apprezzato tantissimo, la parte fuori ring dei due. L'ho capita perché comunque serviva, poteva essere utile per tenere viva un po' la storia di Shaw, che sostanzialmente nell'House of Torture, quindi lavora come gli altri dell'House of Torture, in questo caso senza riuscirci più di tanto. Mi ha stupito un po' il fatto che per lui sostanzialmente non ci fosse nessuno, mentre per Akira ci fosse TJP. E va bene. Credo debbano andarci veramente, veramente cauti tutti quelli che stanno urlando il miracolo con Akira, perché comunque bruciare un giovane è bruciare, mi spiace perché è proprio anche la sua catchphrase, bruciare un giovane è un attimo e sarebbe un peccato. Sì, speriamo il torneo che può essere un modo per bruciarlo in fretta, e quindi sì. Esatto, speriamo che ne esca rafforzatissimo e non un po' indietro. Speriamo, allora, perché comunque lo merita. Comunque che gli hanno messo un TJP vicino vuol dire che comunque vada un tag team per l'United Empire nella divisione junior c'è. E secondo me è una cosa molto, molto buona in qualsiasi caso per Akira, che in caso può essere ricostruito e rimandato allo sbaraglio in futuro. Quindi sono contento di ciò. C'è da dire che sì, allora il match è stato strano perché siamo abituati con lo Shaw che arriva sempre a fare interferenze, in questo caso non c'era nessuno, so. Quindi boh, vabbè, erano tutti in vacanza come ha detto Akira dopo. E poi però io Akira così pulito, così convinto non l'ho visto mai nel Japan, quindi sono molto curioso di vedere come fare i suoi prossimi incontri, quindi bello, bello assolutamente. Ma anche atleticamente l'ho visto molto bene, devo dire la verità, cioè a livello atletico mi ha impressionato positivamente. Sì, la cosa brutta secondo me è il fatto che per l'ennesima volta ha cambiato finisher, che Akira già in Giappone ha cambiato 450 volte finisher, passando dalla Meteora, dalla DDT in corsa, la Yukata e ora la doppia meteora indietro alla testa, che boh, secondo me non è neanche così, cioè è d'impatto, è bella vedersi, però non lo so, cioè questo problema di Akira con le finisher, e non capisco perché non hanno lasciato la Yukata che ci stava anche per rimandare un po' Spray, quindi boh, forse è anche questo il problema, forse perché anche nei post di Instagram Akira fa molto riferimento a Spray, sembra quasi uno Spray reincarnato, non lo so. Un mini Spray.
sì, no, se leggi ha fatto un post dicendo Hiromu ha battuto Spray l'ultima volta che si sono affrontati, io porto vendetta ora, che ci sta, per carità, bello, però forse si sta un po' anche cercando di dividerlo da Mammo Spray. Boh. Io un'altra cosa che ci tenevo a dire, che mi stavo dimenticando, nel commento inglese, perché cerchiamo di guardarlo col commento inglese, hanno citato anche il fatto che Chris Hero abbia detto pubblicamente sui social di stare all'occhio e di guardare i passi di Akira all'interno del torneo. E soprattutto nel commento inglese sono riusciti a dire Francesco. È vero. Sono gli unici che riescono a dirlo in modo giusto. Francesco. Invece qua no, invece stavolta ce l'hanno fatta. Bravi, bravi, bravi. Salutiamo anche gli amici di Those on the Ropes e vediamo cosa dice anche Draco. Proprio perché rimandava troppo Spray, l'ultima che ha utilizzato in All Japan era meglio tenerla da parte. L'aveva già fatto quando è andato in Rev Pro. Ok, però insomma trovare la propria strada è fondamentale, quindi che la trovi e poi la persegua, questo è un po' il punto, no? Non è tanto magari quale, ma che succeda e poi persegua una strada che venga mantenuta, insomma. Cioè, lo sappiamo dai tempi dell'Uomo Tigre, il cartone animato, che a un certo punto un lottatore deve avere una finisher e portarla avanti, punto. Quindi lo faccia. No, a me piace, deve essere che non una finisher, però in Japan non si fa così, quindi la trovi appunto. Sì, assolutamente, assolutamente. Comunque, sicuramente la prestazione è stata molto convincente, secondo me assieme ai Austin è quello che ha fatto la figura migliore in questa serata. Sono abbastanza d'accordo, però mi è piaciuto molto Akira, ammetto che non me l'aspettavo così, perché io... L'ultima volta che l'ho visto lottare in Giappone è stato comunque con la sua sconfitta per il titolo e non l'ho visto così bene come l'ho visto invece in questo caso. Poi non so quanto Shaw sia stato determinante per la buona riuscita del match, è inutile che faccia delle congetture, però sicuramente ho visto bene Akira, mi è piaciuto. Il match successivo invece è stato il più strano di tutti. Quello che forse doveva... È stato un match. Quello che forse doveva trasformare Hiromu Takahashi in un lottatore battibile in qualche maniera. E ci ha provato ovviamente Ryosuke Taguchi, che non ci è riuscito. Hiromu ha vinto. Però è stato interessante vedere un po' come hanno provato anche a mettere una parte, un filino comedy all'interno dello show. Nonostante poi in realtà non ci fossero stati dei momenti così duri da necessitare anche un intervento comedy. Soprattutto perché sono partiti subito con Taguchi che prova la culata, non ce la fa e sta un quarto d'ora tipo per terra. Quindi boh, cioè sì, ok, ma anche no. Sì, diciamo che di quei 10 minuti, quasi 11 di match, 4 non li hanno lottati. No, hanno corso un po' per l'arena, infatti. È stato un po' così. Tu, Miki, quindi sei scettico su questo match? Sì, vabbè, no, non so, non saprei cosa dire su questo match, quindi evito di fare commenti. Ok. Mentre invece tu, Enea, cosa dici? Sì, simpatico, ma... Boh, fa parte sempre di quel discorso lì che mi aspettavo un po' più di mordente la prima giornata, invece... più o meno, però vabbè, è stato simpatico poi come incontro. L'importante è aver dato quei 2 punti a Takahashi, perché sono importanti in vista poi di tutto quello che sarà il proseguo del torneo. Il main event invece è stato un match con il campione Taiji Ishimori e Yo. Match abbastanza buono, nonostante io l'abbia trovato interminabile, dico la verità. Abbastanza buono, soprattutto per farci capire che Ishimori c'è. Io invece ancora in quel limbo infinito. Cioè non capisco per quale cazzo di motivo io non riesco a trovare la sua strada. Parliamo sempre di quello stesso problema, che io non riesco ad andare sopra 10 minuti come match. Cioè... Sì, perché questo quarto d'ora è stata una sofferenza poi alla fine. Sì, ma... Non so, cioè... Poi mi dispiace un botto, per quanto mi riguarda. Però forse sarebbe stato meglio
lasciare Shaw in singolo senza elementi negativi e io nell'House of Churchill, che almeno aveva sì, interferenze varie che lo aiutavano a raggiungere i 15 minuti. Il problema è che io ho proprio la faccia di un bambino di 7 anni, ce lo possono usare come controfigura di Kotaro abita da solo, cioè... Tipo una mica 4? Sì, ha 4 anni Kotaro. Quindi non lo so, mi sembra davvero, mi dispiace dirlo, lo dico, mi sembra inadatto. Cioè c'è un ruolo all'interno della New Japan che è di troppo e del suo. Come diceva giustamente, no? Prima Draco, che Taguchi ormai non ha molto da dare, vero. Come dicevamo prima, Kanemaru non ha molto da dare, vero anche quello. Però in fondo sono personaggi che in qualche modo lo trovano uno spazio per esperienza, per determinazione, perché magari come Taguchi ha la parte comedy da inserire, no? Non so che spazio si sta trovando e credo che non se ne stia trovando io. Questo è quello che dico in tutta onestà. Main Event assolutamente sottotono e di base forse, proprio perché in realtà non doveva esserlo così tanto, l'ho trovato forse il match peggiore di quelli che ho visto nel torneo finora. Tu Michi cosa dici? Diciamo sicuramente il match più brutto, soprattutto perché quello di prima non è un match, quindi a posto. E no, beh, io non serve al momento lì. Cioè, andava bene in coppia, perché in coppia lui e Shaw in qualche modo funzionavano, perché si compensavano insieme, non lo so. E così, no, non... mi piace l'attire, quello sì. Anche se tutto bianco mi piace come prova, è l'unica roba che mi piace di io, basta. Ok. E quindi vederlo nel main event non l'ho apprezzato, cioè ok che hai il campione dall'altra parte, però secondo me è stato sbagliato mettere questo come main event. Paradossalmente per potenziare lo show potevano cambiare io e Romu e girare subito come primo incontro, il primo dei Ishimori Romu. Sì, è vero. Però è anche vero che dato che Hiromu è uno di quelli più papabili per la vittoria finale, anche se credo non vincerà, hanno voluto probabilmente aspettare di muovere la classifica in un determinato modo. Quindi capisco la scelta. Sono d'accordo. Anche perché nella mia testa Hiromu domani perde. Contro Akira? Sì. Lo penso anch'io. Quindi secondo me è curioso. Secondo me no, però. Secondo me no. Perché i due grossi di questo blocco sono Ishimori e Takahashi, e secondo me Akira farà da bloccatore Ishimori all'ultimo day, che l'ultimo day vanno Akira e Ishimori. Quindi non lo so, secondo me Takahashi batte Akira, poi Akira batte Ishimori all'ultimo day. Questo presentimento. Però comunque, se vince Akira, vediamo. Sicuramente per quanto adora... lo star power, diciamo che per certi versi sia basso, più perché la gente che c'è all'interno non è così tanto presentata in questo contesto. Sicuramente è molto curioso vedere come poi gestiranno i gaijin nel sono anche tanti, sono anche tanti gaijin. Esatto. Vabbè, dobbiamo soltanto aspettare e vedere, non c'è molto da dire. E niente, credo che questo fosse un pochino il primo giorno del Best of the Super Juniors. Chiaramente ed evidentemente noi lo seguiremo, quindi la prossima settimana faremo quanto più possibile per parlarvi di tutto quello che ci sarà stato dopo questo primo giorno. Sì, almeno i match da recuperare. Esatto. Cioè, esatto. Proprio per non parlare di tutti i match come abbiamo fatto oggi, ma almeno quelli più utili, sì. Esatto. Terremo un occhio sempre di riguardo, credo giustamente, sul nostro Akira, e vedremo un attimino di capire quali potenzialità ci sono anche per lui per potersi piazzare bene in questo torneo, che io non darei morto l'orso finché non abbiamo raccolto la pelle, no? Come si dice, una roba sì, simile, perché, non l'ho mai sentito. Anche perché in realtà comunque, cioè, se non vince Shibori, non vince Takashi, il blocco lo vince Akira secondo me, perché show Akira tra i gaijin è quello che secondo me che stanno un pochino gestendo meglio, essendo che
è proprio in Japan lui, non è che viene da collaborazione con Dojo americano, quindi secondo me... Allora, io ti dico, temo tanto che dall'altra parte a vincere sarà Wheeler Yuta, quindi non penso che porteranno due Gaijin in finale. Però c'è da dire anche che Yuta... stavo per dire in un blocco più competitivo, però più o meno in realtà. No, cioè, in realtà, guarda, sono molto equilibrati. Sì, è vero, però comunque... Comunque c'è contro che potrebbero vincerlo da, tra virgolette, affermati, Desperado, e che Desperado tra l'altro mi sembra hanno vinto un messo Super Junior, e Eagles, e poi secondo me c'è anche il Fantasmo che potrebbero lanciarlo a sto punto. Ma spero che lo lancino dalla finestra il Fantasmo, onesto, fa cagare a spruzzo, cioè, no. È inguardabile il Fantasmo, quindi che lo lancino veramente dalla finestra, via. Assolutamente, assolutamente. No, no, il Fantasma te lo boccio subito. Sono pronto a ricevere insulti, ma non mi interessa. È inguardabile. Veramente un act brutto, una Master gimmick Wato, brutta. Magari vince Master lui. Master Wato, niente. Maestro, so. Il maestro, raga. Forza, un po' di energia al maestro. No, vabbè. Vedrete. Lo stanno gestendo bene, secondo me. Come tag. Esatto. Tag, sì. Vedrete fra un paio d'anni Master Wato, secondo me lui ce l'ha. Certo che certo. Cacchio, ha fatto il giro in Messico, non è servito molto, poverino. Vabbè. Ecco, questo è già uno spoiler per quanto mi riguarda, perché vuol dire che probabilmente ha vinto. Non so, giuro che non so com'è la card, quindi non so con chi va, ma quando entrerà lui... Saprò già che ha vinto, quindi è già uno spoiler. Grazie per lo spoiler, come sempre. Ti ringrazio sempre tanto per lo spoiler. Io non voglio mai sapere, non voglio neanche che mi dicano che uno show è stato bello o brutto. Lo devo scoprire da solo. Mi sta sul cazzo qualsiasi tipo di commento, perché poi io mi aspetto che sia in un certo modo. E se non lo è, mi incazzo. Quindi io non voglio sapere niente. Io sono curioso del secondo giorno. Io sono corso un po' di tutto, perché credo che questo Best of the Super Juniors sia partito già dagli annunci come una delle cose più divertenti che abbiano proposto negli ultimi anni, quindi io sono molto curioso, esattamente come sono curioso di vedere altri tornei tipo il Five Star, che ha dentro un paio di personaggi interessanti, e Jungle Kion, la 1X, quindi sono curioso. Sì, vabbè. Dicevi? No, vabbè, sì. Ti interrompo un attimo. Quindi diciamo che Ventura subito, capito? Lui, la sua moglie giapponese è Suzu, devi sapere. Lui è innamorato di Suzu. Se Suzu un giorno, anziché fare un match, arriva e porta una boassa vaccina, grossa così, in mezzo al ring, per Ventura è match of the year, capito? Cioè, quindi, lui potrebbe fare qualsiasi cosa, Suzu, per lui. E niente, no, sono curioso di vedere, però un po' di timore che mandino in vacca qualcosa, dato che tanto sono i junior e sappiamo che alla New Japan dei junior non frega un cazzo, un po' di paura ce l'ho, un po' di paura ce l'ho, sono onesto. Giustificata dall'esperienza. Però io sono curioso anche di vedere chi chiameranno al Climax, perché a sto punto non mi aspetto che chiamino la mole di gente che hanno chiamato per il Best Super Junior, ma qualche chiamata mirata sono curioso di vederla e la partendo anche. Mentre comunque una notizia che ci siamo mancati, ma non so se spoiler, comunque credo di aver capito che tornano le Gaijin anche in Tokyo Joshi Pro. Ah, non ho visto niente a riguardo, però sarebbe interessante. Tornano con... Cioè, ho visto solo un annuncio che è una della IV, quella, la federazione inglese. Sì. So che deve arrivare Rio, che poi si pronuncia in un altro modo e non so come pronunciarlo. C'è tipo un H spostata rispetto... Sì, sì, sì. Magari pronuncia Raio, boh. Sì, non lo so, però... No, io non l'ho mai visto. Io non l'ho mai visto, quindi non so neanche cosa pensare. Anch'io so che esiste, ma non so come lotta, quindi... Però io sono contento per loro perché... Wrestling femminile secondo me è in un momento un po' difficile nell'Inghilterra, e comunque se si riescono a trovare talenti molto buono per loro. Molto, molto.
Speriamo, speriamo. Già la Pro Wrestling Give ne abbiamo sentito parlare molto bene da parte di Mercedes Martinez, la quale ha definito la promotion come la miglior promotion dove andare a lottare se sei una donna. E insomma, stanno cercando un po' di ricostruire anche l'immagine della Pro Wrestling Give, che ha avuto qualche problema durante lo speaking out e altre cose. Quindi dai, speriamo che le cose migliorino. Eve è quella che forse ha sofferto meno, perché ci sono federazioni inglesi che letteralmente non hanno più riaperto. L'Attack Pro, quindi certo, va bene. Certo. Assolutamente. E va bene. Direi che possiamo chiudere qua per oggi, ricordandovi che sabato esce uno speciale dedicato a Stardom. Abbiamo visto il pay-per-view evento a Fukuoka e abbiamo anche visto il match per decretare la nuova leader di Queen Cast. Abbiamo visto che sono state annunciate le partecipanti alle 5 Star. Abbiamo visto anche il New Blood. Quindi sono quattro argomenti importanti che andremo a trattare nel corso dello speciale che facciamo sabato. Quindi sintonizzatevi sul nostro canale YouTube, perché sabato si parla solo ed esclusivamente di Stardom. Intanto, un abbraccio virtuale a tutti quelli che sono passati nella nostra chat anche soltanto per un secondo, anche soltanto per venire a farci sentire la loro presenza. Vi ringraziamo perché è importantissimo avere interazione, quindi grazie a tutti quelli che hanno partecipato e hanno portato il loro contributo. Vogliamo ringraziare anche Enea per aver partecipato, per aver visto insieme a noi il Best of the Super Juniors primo giorno, e ovviamente lo invitiamo la prossima settimana a tenere il passo e a vedere tutto quello che è il Best of the Super Juniors. Sì, come ho detto l'altra volta, i corsi sono finiti per me, quindi salvo problemi al lavoro, chiamate all'ultimo, dovrei esserci sempre. E faccio un piccolo update per riprendere una questione che avevo lasciato la settimana scorsa, sul nome che sono un po' in forze, diciamo, che è Chris Dickinson, e stiamo ancora investigando un po'. Però c'è una notizia positiva sulla sua presenza che ci tengo a riportare, che a Strong, i taping del 15 maggio, ha affrontato nel main event Hiroshi Tanahashi, quindi è un segnale positivo, e vediamo poi come cosa c'è, però per ora la situazione è così. Tra l'altro, credo che tu, mandandomi la foto del main event in cui c'era Chris Dickinson, credo che tu mi abbia spoilerato in realtà qualcosa che è successo all'evento del giorno prima, ma va bene lo stesso, cioè non importa, era più, in questo caso ammetto che era più importante sapere un update. C'è anche caso. Sì, ma io ti ho... No, nel senso... sono... Tanto vengo allo show, insomma, ti gambizzo direttamente lì. Va bene. Maledetto. Grazie anche a te, Miki, per aver partecipato, e in bocca al lupo per la nuova avventura che stai per affrontare qui sul lato viola del ring, perché ci sarà un aggiornamento. Tra dieci minuti esce sui social. E poi domani alle 9:15 ci vediamo qua. Assolutamente sì, io porterò tutto il supporto possibile e immaginabile, quindi bravi, si comincia con una nuova piccola avventura, vediamo quanto piccola. Intanto vi ringraziamo di cuore tutti quanti, io sono Stefano, una delle voci di Lariatto, vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento tutte le mattine alle 8 su YouTube e su Spotify per un Lariatto al giorno, e poi il martedì siamo qui alle 17:45 per la puntata su Twitch. Grazie di cuore a tutti, ci sentiamo. Alla